Buonasera a tutti, io sono Piero Di Tito, se mi conoscete come Pix sul forum. Sono un architetto freelance, mi occupo di computer grafica da un pochino di anni, dal 98, ho cominciato con edifici in wireframe utilizzando strumenti proprietari quando lavoravo in alcuni studi della provincia di Bari. Poi, permettetemi la battuta, sono guarito, sono passato a Blender. Dal 2011 più o meno utilizzo Blender nel campo dell'architettura, digital art, visualizzazione di prodotto, ultimamente anche automotive. Ho collaborato con Vida Systems come art director e 3D artist al progetto Google Expeditions e ultimamente sto collaborando con The Pixelari e con Synthesis AI. Vi faccio vedere alcuni lavori che ho fatto, questi sono più che altro lavori personali che ho fatto in passato. Il prossimo è un lavoro fatto per il progetto Google Expeditions. Ciò che vedete è una rappresentazione che si chiama equirettangolare, è un'immagine fondamentalmente con rapporto 1:2. Rappresenta in un'unica immagine tutto ciò che succede attorno a una camera, cioè a 360 gradi e sopra e sotto, in un'unica immagine, perché questa può essere utilizzata in visori come Oculus oppure come si chiamano cardboard, sarebbero degli affarini di cartone con delle lenti in cui si può mettere il cellulare e poter vedere come se fosse un Oculus, però con costi decisamente inferiori, per questo è un sistema utilizzato nelle scuole perché è economicamente più accessibile. Altra immagine dal progetto Google Expeditions. Alcuni esperimenti nel campo del photoscanning. A sinistra è un portale di una chiesa di Conversano realizzato con Meshroom e Blender. Quello di destra è un po' più recente, realizzato con Reality Capture, scusate, è sempre Blender. Passiamo all'automotive, la prima auto che ho realizzato, un'Alfa Giulia, basato sul tutorial di Mastercard Creation, che non mi stanco mai di consigliare a chi vuole iniziare a trattare automotive, a modellare auto. La famosa Ferrari 641 è una vettura che ha corso il campionato di Formula 1 del 90, se non ricordo male. Perché ho scelto proprio questa? Perché secondo me è una delle più belle vetture da corsa, tanto è vero che è esposta nel Museum of Modern Art a New York, è appiccicata al muro come se fosse un quadro. Il programma iniziale era quello di realizzare solo la parte esterna, con qualche parte meccanica visibile sempre dall'esterno, però poi mi sono fatto un po' prendere la mano e ho fatto un po' tutto a cose montate. L'ultima vettura, una Ferrari, si chiama Monza SP1, è una barchetta monoposto, anche questa ha vinto premi nel campo del design industriale, il compasso d'oro se non ricordo male. Alcuni dettagli sempre della Ferrari Monza. E finalmente arriviamo al progetto di cui vi parlo oggi. Assieme a The Pixelari abbiamo realizzato delle immagini statiche e un'animazione della W12, che è la vettura di Formula 1 del team Mercedes-AMG, che ha corso lo scorso anno il campionato di Formula 1. Il progetto è stato realizzato tra aprile 2021 e marzo 2022 più o meno, con alcune pause intermedie. Questo è il team di lavoro, Mike Penn, titolare di The Pixelari e Art Director, scusate, responsabile di illuminazione e animazione. Poi ci sono io, mi sono occupato di materiali, textures, dettagli tecnici dell'auto e Alex Davis ci ha fornito supporto da IMT, input creativo e feedback. Conoscete Mike Penn? Chi non lo conosce, vi dico solo BMW Arancione. Ok? Ha fatto tanto altro, però è conosciuto soprattutto per quella lettura. Allora, perché abbiamo realizzato questo progetto? Lo scopo
per quanto riguarda le immagini statiche, era quello di testare e validare avere un programma per Blender. Per quanto riguarda l'animazione, lo scopo era testare Blender 3 Beta, testare su Blender le nuove CPU AMD e HIP, no backend cycles, promuovere il supporto di AMD per Blender e promuovere la partnership di AMD col team Mercedes. Le scelte poi artistiche che abbiamo fatto, insomma, cercavamo di puntare sugli obiettivi che appunto ci eravamo preposti. Piccola propria parentesi, per chi non sapesse cos'è questo HIP, detto in parole poche, è una specie di, come dire, interfaccia tra la GPU, AMD e Cycles. È un po' quello che fa CUDA per le schede NVIDIA. Ha sostituito OpenCL nella versione 3, funziona solo su Windows e è stato affiancato da Metal per il Mac nella 3.1. Tornando a noi, ProRender è scaricabile gratuitamente da questo link, qui magari Alessandro troviamo un modo per condividere i link magari nella descrizione di YouTube. Scaricabile da internet, installabile con un qualsiasi add-on gratuito e funziona più o meno come Cycles. Condivide parecchi dei nodi di Cycles e lavorato come se stessimo, quasi come se stessimo lavorando con Cycles. Chi ha visto magari le presentazioni vecchie che ho fatto probabilmente ricorderà che come primo step abbiamo sempre raccolto riferimenti della vettura, del progetto da realizzare. In questo caso ci è venuto incontro Alex da MD perché non è stato molto facile trovare immagini ad alta risoluzione dell'auto. Di solito quando si tratta di materiale Formula 1 i titolari di quei diritti sono un po' gelosi di immagini ad alta risoluzione, per cui abbiamo dovuto trovare una strada alternativa. Il modello ci è stato fornito dal cliente ND e ci ha permesso di salvare molto ma molto tempo per dedicarci ad alcuni aspetti su cui il modello stesso era carente. Per esempio, i materiali PBR avevamo le texture diffuse, però ci mancavano tutti gli altri canali, quindi metallic, roughness, eccetera. Alcuni dettagli sulla vettura erano completamente assenti, parlo di panel gaps, stamattina Francesco diceva che durante il Covid sei rimasto bloccato in Olanda, parlare solo inglese, quindi sei dimenticato l'italiano. Io discuto di queste cose sempre in inglese, quindi pure io mi dimentico spesso l'italiano. I panel gaps sarebbero le fessure che stanno tra una parte e l'altra della carrozzeria. Ecco. Mancavano altri dettagli aerodinamici, c'era poco studio, anzi pochissimo studio sulla tessitura della fibra di carbonio, che era uguale dappertutto nella macchina. Permettetemi una piccola curiosità, un confronto tra la vettura, la Ferrari che ho fatto io, e la vettura W12. Tra le due auto ci sono 30 anni praticamente. Ci sono diversi centimetri di larghezza in meno, nel corso del tempo sono state ristrette per renderle un po' più lente e più sicure per i piloti. Sostanza. Le sospensioni hanno cambiato filosofia, l'abitacolo è diventato più avvolgente attorno al pilota. Vista di fronte, vista dall'alto, le differenze sono molto più evidenti. C'è un metro e mezzo di lunghezza in più per le auto moderne, un metro di interasse, la sagoma del corpo vettura è grosso modo simile, anche se le vetture moderne sono molto più organiche nelle forme, sono molto più appiccicate alle parti meccaniche e cercano di ridurre gli attriti aerodinamici, questo è il motivo. L'abitacolo è molto più avvolgente, abbiamo detto delle dimensioni. Torniamo al nostro progetto. Il primo step è stato quello di organizzare il modello in collection. Per quale motivo? Il nostro piano era quello di realizzare un file master con le vetture di entrambi i piloti, perché entrambi i piloti ci è stato chiesto di fare render di entrambi i piloti e le vetture di due piloti hanno una livrea leggermente diversa, per cui avevamo bisogno di creare con Ecollection due vetture. Poi le parti comuni, ali, sospensioni, dettagli erano comuni in entrambe le auto, quindi era inutile duplicarle, bastava reimportarle con un link.
pneumatici di varie mescole e di vari colori, e i piloti, il casco e il corpo, anche se in formato vapore. Questo tipo di organizzazione poi ci permetteva anche di lavorare contemporaneamente su più file senza intralciarci. Perché? Perché poi bastava sincronizzare le nostre cartelle di lavoro condivise e, tra virgolette, le modifiche si propagavano su tutto il progetto attraverso il linking. Andiamo avanti. Allora, l'auto che ci è stata fornita, il modello che ci è stato fornito, è un grosso muro, quella che si vede in verde, verdino giallo. Si vede un mouse, questa qua. I dettagli che vedete sono stati tutti aggiunti dopo perché erano assenti. A questo punto avevamo un grosso problema: come creare i pannelli apps, le fessure tra i pannelli. Potevamo tagliare la mesh, ma era una strada insomma, poco percorribile perché la mesh era abbastanza pesante. Utilizzare il boolean, ci abbiamo provato, ma i risultati non erano molto soddisfacenti e poco controllabili, i risultati erano poco controllabili. Abbiamo deciso di procedere con la tecnica dei decals. Se un decals sarebbero adesivi, con le striscette che vedete, i puntini che vedete, sono come degli adesivi appiccicati alla carrozzeria a simulare quelli che erano gli spazi vuoti. Per rendere realistico questa soluzione, però, abbiamo utilizzato un piccolo stratagemma. Allora, vedete questa piccola animazione. Forse il video sarà difficile da vedere nelle prime file, se vedete meglio. La geometria che ci è stata fornita, il primo frame, le decals appiccicate sopra. Le decals appiccicate sopra sembrano galleggiare sulla carrozzeria perché producono ombra e riflessione. Disabilitando ombra e riflessione sembrano parti integranti della carrozzeria. Lo vedete nel passare da 2 a 3. Si vede? Okay. Questo primo trucchetto che abbiamo utilizzato. Secondo trucchetto, c'erano alcune parti, ve le indicate con le freccette arancione, c'era un passaggio molto netto nelle normali, quella parte doveva avere un raccordo molto più smussato, molto più graduale tra telaio e sospensione. Anche qua la soluzione era o mettersi a modificare pesantemente la mesh subito scartata, oppure, vediamo la prossima, utilizzare due modificatori, shin wrap e data transfer. Questo ha permesso di rendere, senza modificare la mesh, senza introdurre altra geometria, di rendere questo passaggio molto più graduale e smussato. Torno indietro per farvi vedere la differenza. Chiaro? Lo shin wrap prende, aspetta che torno indietro. Prende sì. questo bordo. Sì. Ma quale oggetto c'è sotto? A questo. Ah, quello lì attaccato. L'attacca. Il primo loop sì. E il secondo loop con un vertex loop. Dopodiché, data transfer per prendere la normale di questo e portarla gradualmente su questo. Sempre col vertex loop. Senza modificare la geometria, non fare questo. Questo è un trucco che uso tantissimo sui miei modelli per evitare di stare ad impazzire con la mesh, proprio per avere questi passaggi graduali senza spararmi la modellazione. Altro trucchetto. Questo l'ho presentato veramente a Roma, non so se qualcuno se lo ricorda. Non ve lo ricordate? Vabbè, non c'è problema. Allora, il cerchione che vedete a sinistra, la vostra sinistra, è composto da due parti, l'anello e le razze. Sono due parti diverse, tant'è vero che se ho messo le frecce qua a sinistra si crea uno spigolo, però in realtà questo spigolo non c'è, il passaggio anche qui è smussato, graduale. Come fare? O anche qua impazzire con la mesh per cercare di fondere le due cose assieme. Oppure prendere due mesh, unirle, applicare lo stesso materiale e aggiungere un bevel nel materiale.
puoi lasciare che Cycles facesse il suo lavoro. Viene fuori quello, smussato. Abbiamo applicato questo trucchetto in alcune parti del, in alcune parti del fondo, dove ho messo la freccetta, vi faccio vedere, qua c'è il bevel disattivato, e qua è attivato. Anche qui il risultato è molto più realistico. Questi sono i trucchetti principali che abbiamo utilizzato. Volete vedere il modello finito? Sì! Vogliamo. Parte? Ok, scherzetto. Allora, questo è un modello realmente esistente in commercio della WQ12, localizzato con Blender e LeoCAD, l'ho presentato durante una delle dirette. Ce l'ho lì sotto il mio monitor sulla base. Notate niente di strano in questa immagine? Cioè? Facciamo un quiz, Francesco, ti rubo il quiz. Cosa c'è di strano in questa immagine? Vabbè, tu già lo sai. Fuori strada, accendiamo, ma non fumo. Fuori strada, allora vi aiuto. Questa è un render dentro un'immagine o un'immagine dentro un render? È un render dentro un'immagine, cioè questa è l'immagine e quello è il render. Contrario. Questo è il render e quella è l'immagine vera. L'immagine vera è questa. E questo è il render che ho fatto giusto per giocare qualche giorno fa. Questo è il wireframe. Approfitto, una piccola parentesi. Consiglio sempre agli artisti di o di passare l'immagine a un altro artista oppure di metterla nel forum per chiedere informazioni. Suggerimenti e consigli, perché bastano veramente poche ore per diventare ciechi davanti ai propri lavori. Io su questo lavoro, per esempio, non avevo notato, torno indietro, che le normali del tavolo erano andate a farsi benedire, le riflessioni erano diventate storte. L'ha notato un'altra persona che l'ha vista, ma le prime di controllo che sul tavolo c'è qualche problema. Poi, confrontandomi, mi sono accorto che il problema era davvero grosso, però io, avendo l'immagine davanti per neanche tanto tempo, ero diventato, tra virgolette, cieco di fronte a questi problemi. Quindi consiglio, chiedete sempre consigli quando è stata prima di deliberare la versione finale del vostro render, perché potrebbe, è molto probabile che non vi siate accorti di qualche problema del vostro progetto. Chiusa parentesi. Cosa c'è dopo? Ora, ecco, è il vero modello finito, con tutti i dettagli che abbiamo aggiunto, e non mi resta che farvi vedere le immagini finali. Ripeto, queste sono state renderizzate in Radeon Pro Render, renderizzate poi in post-produzione in Photoshop. Questa è un'ambientazione tipo studio. Ora, mi fermo un attimo su questa, non so se si vede soprattutto dietro, qua forse potrete notare lo studio che è stato fatto sulla fibra di carbonio. Prima vi ho detto che la fibra di carbonio, diciamo, fornito era praticamente uniforme su tutta la macchina, invece ci sono sulla macchina diverse tessiture con diversi orientamenti. Qua forse si vede un pochino. Qua c'è un tipo, qua c'è un altro, qua c'è un altro ancora, adesso si seleziona su un altro tipo di tessitura, questo è ancora diverso, questo è diverso, qua è tutto diverso, eccetera. Questa è un'ambientazione più futuristica, ormai l'abbiamo chiamata Cyberpunk. Un'ultima cosa su questa immagine, oltre alle classiche 16 numeri, abbiamo per il desktop
abbiamo prodotto anche altri formati per i canali social, per esempio questa qua è un formato quadrato per Instagram, però abbiamo prodotto anche dei formati verticali per smartphone, non so se l'avete notate all'inizio, quelle più scure dove ho scritto con informazioni al lato. Che altro c'è? Ah. Tutte le immagini che ho fatto vedere, più altre, sono scaricabili gratuitamente da qui in formato 4K. Come ho detto prima, poi vedremo di condividere in qualche modo il link. Allora, finita questa parte sulle immagini statiche, abbiamo preparato quindi l'auto, altri asset come i caschi e i piloti. Ambientazioni, questa è una delle ambientazioni preparate in garage. Come si potrebbe vedere una gara di Formula 1, l'abbiamo riempita di accessori, attrezzi, forse anche più di quelli che si vederebbero direttamente nell'inquadratura, perché l'auto è scura e molto riflettente. Volevamo essere sicuri che nel movimento della camera l'auto avesse qualcosa da riflettere, per evitare che la carrozzeria fosse come dire, scura e poco interessante. Per cui abbiamo aggiunto molti asset, forse anche più di quelli necessari. Comunque. I materiali li abbiamo studiati un po' in Vivi Loop Dev, niente di particolare. Questo per ogni scena del video. Abbiamo tirato fuori poi un video, diciamo, in anteprima, da sottoporre l'attenzione del cliente per avere poi l'approvazione finale prima di procedere con Cycles, un'operazione che avrebbe richiesto ovviamente più tempo. Quindi abbiamo prima presentato la versione MIDI per avere l'approvazione finale. Ecco. Piccola nota, non so se dire stranamente oppure ce lo dovevamo aspettare. Alcune scene avevano una forte corrispondenza dalla versione Eevee da questo lato e Cycles da quella parte. In quella di Cycles c'è solo qualche ritocco di color correction, perché dovevamo adeguarci ai colori di alcuni brand coinvolti. Però, devo dire, riflessioni, ombre, eccetera, erano abbastanza corrispondenti tra i due motori. Per altre scene, invece, come questa all'esterno, la differenza era parecchio perché Eevee e Cycles gestiscono le riflessioni in maniera diversa. Non abbiamo approfondito perché non era uno dei nostri obiettivi, però magari studiandolo un po' meglio avremmo potuto migliorare la versione di Eevee. Detto questo, uno dei problemi invece su cui abbiamo focalizzato l'attenzione era il denoise. Essendo le scene molto scure, spesso interne, avevamo problemi di noise. Una soluzione era quella di alzare, ma molto, i samples, cosa che avrebbe allungato parecchio il calcolo. Ci siamo messi a cercare un pochino una possibile soluzione alternativa, abbiamo trovato questa del temporal denoise. Detta in parole molto, ma molto povere, il denoise avviene in fase di compositing. Si prende il render che stiamo esportando, si prendono i due render adiacenti, quello prima e quello dopo, ed è come se si fondessero, sempre in parole povere, come se avessimo renderizzato col triplo dei samples, senza aumentare del triplo il tempo di render. Tutto questo in fase di compositing. Comunque, rimando a questo tutorial che abbiamo guardato anche noi, in cui viene spiegato più in dettaglio la tecnica. Montaggio da sequenze nel sequence editor. Qualcuno segue aspettando la mezzanotte? Cosa presento ad ogni puntata? Add-on. Poteva mancare? Allora, gli add-on che abbiamo utilizzato. Si aspettava questo. Gli add-on che abbiamo utilizzato, i principali almeno. Photographer per la gestione delle camere, perché avete visto che sono in vari formati, orientamenti, eccetera. Animated border, render border. Allora, uno dei problemi che abbiamo avuto è stato questo. Abbiamo renderizzato una delle sequenze. Il cliente, per un motivo X, diceva che la macchina aveva bisogno di un ritocco. Anziché renderizzare tutto da capo, facevamo
disegnava una patch sull'area da patchare. Con questo add-on la patch seguiva durante l'animazione il movimento della camera in maniera automatica. Tutto qua. Decal Machine per i tagli della carrozzeria che vi ho fatto vedere prima. Quick Instances per la gestione delle collection instances, ne abbiamo usate parecchie. E Camera Shakeify. Questa donna aggiunge, mi sa che ne ho parlato anche durante le dirette, aggiunge una specie di tremolio realistico al movimento della camera. Tra i nostri compiti c'era anche quello di cercare eventuali bugs, scusate. Tra quelli che abbiamo trovato nella fase di render statici, alcuni nodi non supportati e una generale instabilità di Radeon Pro Render durante la modalità render della viewport. In fase di preparazione dell'animazione, un clip mode non supportato nel nodo image texture e più istanze di cycle sips che mandavano rendering crash. Su alcuni bugs il team di AMD sta ancora lavorando, altri sono stati risolti. Mi sa che possiamo andare sull'animazione vera e propria. Grazie per l'attenzione.